Salve ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Oggi vi voglio mostrare una cosa molto figa, guardate cosa c'ho. Il mio cambiolino Vinci Randazzo, guardate che bello. Ora me lo metto e faremo le pulizie col mio, guardate, guardate che carino. Com'è? Come vi sta? Ditemi nei commenti. Mamma mia ragazzi, mi sono imparata a mettermi dopo tanti anni, mi sono imparata a mettermi il grembiulino e ora col mio grembiulino della Vinci Randazzo io farò le pulizie. Ragazzi, vi voglio bene, facciamo le pulizie. Oggi sono in benissima forma, anche se ho fatto una settimana di allenamento, perché dopo 3 mesi ma magari che non andavo in palestra, ora ho deciso di essere costante e precisa. Voglio ritornare in forma per come ero prima di avere la malattia, perché come sapete ho avuto un tumore dove io ho messo un sacco di chili, ma un sacco assai. Perché? Perché prima io era un tipo che tenevo alla linea, tenevo alla bellezza, camminavo, andavo a correre, andavo a fare le camminate, andavo a fare zumba. No, non andavo in palestra, però la palestra la facevo a casa, facevo un'ora di palestra a casa, poi andavo a camminare e facevo la zumba. Poi dopo che mi sono sentita male, pensavo che io erano tutte queste diete che facevo, tutte queste cose che magari mangiavo male, allora ho detto ma questi saranno gli effetti della mia, di tutto quello che ho mangiato malamente. Allora che ho deciso, quando poi ho sentito dire che stavo male, vi giuro, mi sono messa a mangiare, ho detto ora me ne frego e io mi godo la vita, mangio e non mi privo più di niente. Perciò poi ho messo un sacco di chili. E mangiare è bello, però poi ti affatichi, non puoi camminare, stanchi pure nel parlare. Infatti voi vedete che ogni tanto mi viene l'affanno mentre che parlo. Dice Vincenza, ma tu perché non parli? Perché non ci riesco ragazzi mentre che lavoro parlando, perché mi viene l'affanno, se faccio una cosa non posso fare l'altra, infatti come vedete sono già affannata e vado in palestra da quasi 3 anni. Comunque ragazzi, ora vi lascio il mio video, spero che questo video vi piaccia e se vi piace vi ricordatevi, già lo sapete, che mi dovete mettere like e chi non l'ha fatto vi prego di iscriversi al mio canale Vinci Randazzo e di attivare la campanella e sì, chissà chi mi vuole, sono anche su Instagram e che là vado a mettere anche qualche piatto che faccio io, qualche ricetta, qualche cosa. Non sono una grandissima cuoca, però quello che so fare io consiglio a voi, ok? Un bacio grossissimo ragazzi miei e vado a pulire. Spero che questa mia pulizia, devo pulire tutta la cucina, ho un disastro, devo pulire bagni, il salone, devo fare i letti e oggi cominciamo dalla cucina, perché veramente dovremmo cominciare dalla camera da letto, però cominciamo dalla cucina, così chi viene, qualcuno trova la cucina pulita, perché l'entrata è dalla cucina. Il letto, però, sai cos'è che mi diceva mia nonna? Quando ti alzi ti devi fare il letto. Io invece no, mi prendo il caffè, parlo con l'amica, mi guardo il telefono, mi faccio le mie comodità e poi comincio i lavori. Va bene ragazzi, vi lascio il mio video e col mio grembiulino facciamo le pulizie. Ciao ragazzi!
ragazzi, andiamo a fare di nuovo il mio stressatore aceto e alcol, perché io senza di due non ne posso fare almeno, perché provo tanti prodotti, ma vi giuro, è come l'aceto e l'alcol non pulisce nessuno. Perciò per il lavello, che è un lavello veramente, ragazzi, è bello, è nero, però è difficile da pulire. Io lo pulisco sempre con questo e con questo lo pulirò sempre. Allora ragazzi, facciamo 200 ml di aceto di alcol, così. Io prenderò questa bottiglietta col beccuccio che non uso perché mi viene più bello fare ciu-ciu. Allora, prendo l'imbuto. Sì, l'aceto fa un odore un pochino forte, però. E allora, dato che io ho due tipi di alcol e stanno finendo tutte e due, faccio questo qua, è profumato. E devo dire che con questo profumato viene ottimo. Perciò vediamo quanto arriviamo. A 200 ml di alcol. E niente, arriva a 150, io aggiungo un po' pure di quello, così sbarazziamo le bottiglie. Niente, arriva a 150. Comunque, pure buono viene. E poi andiamo a mettere un cucchiaio. Io questa volta non ho lo sverto, il Nelson. Questo qua è il Nelson. Questo qua è pure buono, anzi, pure fa un bellissimo profumo. Un bel cucchiaio di detersivo per i piatti, qualsiasi tipo avete, se è di marca è meglio ancora. Così. Io gliene volevo mettere un altro pochino, magari perché mi serve per la cucina, gliene mettiamo un altro mezzo cucchiaino. Allora, il tappeto, vedete, ho preso questa bottiglietta col beccuccio. Spero, scriverò detergente per casa, perché sembrerà. E vabbè, i miei ragazzi ormai sono grandi, non sono dei bambini piccoli, anche quando erano piccoli non erano pericolosi. Comunque ragazzi, vado a pulire la cucina con il mio stressatore. A dopo!
Allora ragazzi, io sto cucinando una zuppa con la zucca rossa, peperoni rossi e cipolla, come avete visto, vi faccio vedere dal video, e per i ragazzi perché questa